vorrei sfruttare il fatto che c'è qui la caponcusala del reparto, la signora Stella Serpico, se ci voleva, non so, se lei aveva qualcosa da segnalarci, oppure come viene vissuto questo trasloco. So che è un momento un po' quindi di subbuglio, perché capisco, e quindi semmai avere, però se poteva dirci due parole com'è la situazione, il reparto e... Sicuramente abbiamo una possibilità bellissima per cambiare il reparto, diceva prima il professor Martini, e pensiamo logisticamente che è una situazione molto sfavorevole, soprattutto per i bambini e per le famiglie. Di cambiare, anche se ci costerà sicuramente molta fatica, ma abbiamo talmente l'entusiasmo che questa fatica veramente non ci resterà di niente. Quindi siamo contentissime della parte del gestione. C'è una lista mare per chi non conosce il padiglione dove andremo, che sicuramente ci metterà di buon umore. Io dico, c'è una sorta di mare terapia, se così si può definire. Quindi siamo molto entusiasti. Siamo anche entusiasti di avere una stanza bellissima dedicata ad Amari, quindi anche ci seguite, noi siamo con voi, voi siete con noi, questo ci piace molto. Sicuramente ci sarà anche in questo momento c'è un momento molto di agitazione nelle parti, quindi io mi scuso, anche se qualcuno in questo periodo è stato ricoverato, ha visto questa agitazione generale, così. Però sicuramente in ogni spazio ci favoriranno anche dal punto di vista di clima, di tranquillità, di maggiore tranquillità, che è quella che cerchiamo sempre di dare ai nostri bambini, ai nostri. Per il resto, come operativamente, come diceva il prossimo Martini, all'inizio di giugno. Però non mettiamo date perché c'è un ufficio tecnico, eccetera, ci sono problemi anche burocratici, e quindi sicuramente all'inizio di giugno il trasloco comincerà. Allora, arrivederci al prossimo anno, che vedremo dopo qualche mese se ci sono delle, come sta andando la nuova sistemazione. Thank you.